magari era libero, me lo trovo soggetto a CILA. Arriva il geometra, come si chiama? Andrea. Sì. Arriva Andrea, fra un anno va a fare una relazione tecnica per il notaio, è un buon tecnico, mette tutte le pratiche in fila, e fa un rilievo, fa le foto e dice un momento, quest'opera qui è una mischierata, si dice in Toscana, però lui si pone il problema, sì, ma oggi è in CILA, non risulta in maniera espressa, in maniera precisa da dove e quando è saltata fuori, giustamente noi dobbiamo anche muoverci, e questo è un po' antipatico dirlo, non ho difficoltà, noi dobbiamo muoverci anche con un occhio al futuro, quindi non solo vivente, vivere in un presente così, oggi è così, domani boh, chi se ne frega, perché poi mettiamo caso che Andrea si pone il problema e dice sì, ma oggi questa roba siamo sicuri che sia legittima, illecita? Allora io quello che consiglio, in qualche modo io, se mi chiama la signora Marcella, vi incarica e vi dice io voglio fare un intervento e voi dite guarda, niente, è privo di rilevanza, io però vi procurerei una datazione, una documentazione con data certa, qui ci si pone il problema, gliela mandiamo al comune e poi il comune la cestina la rimanda dietro perché non risponde a nessun regime. Firma digitale, marcatore temporale, la raccomandata non sta chiusa, boh, non lo so, però io una riflessione, non è neanche un consiglio, a volte un po' per non ricevere quella brutta raccomandata sollecitata da questi brutti avvocati, perché il geometra Andrea fa l'osservazione, ma qui sta roba da dover fuori, insomma, per evitare i corticircuiti brutti, che poi ripeto, sono mischierate, ma voglio vedere quanto sono mischierate, perché poi magari sull'immobile che sta indagando Andrea è arrivato un bel vincolo paesaggistico dalle nostre parti, il PIT ci ha dato un bel regalo, una mattina ci siamo svegliati e in Poliseravalle e lì c'è un laghetto che pape, Andrea viene anche lui dalla nostra città, vi testimonia che qui c'è un laghetto che veramente è per le ore, è un arredo urbano, potremmo dire, grossotto, ma fino a ieri niente, zona, diciamo, attrezzature pubbliche, che ovviamente è confinante all'espansione, all'ultima espansione urbana di Empoli. Ecco, è arrivato il PIT e ha detto che da oggi diventi Galassino, 500 metri. La signora Marcella la mattina si è svegliata e c'ha il vincolo Galassino. Ora la signora Marcella, per spostare una finestra, entra nel regime paesaggistico. Tra l'altro c'è stato un costruttore, come non si fa, che aveva la variante che quella che noi chiameremo non essenziale, ma si è trovata a cavallo col vincolo. Ecco, pensate lui come era contento. E allora ecco perché purtroppo dobbiamo tenere d'occhio anche quelle che ora il legislatore toscano ci dice è irrilevante, sì, però io mi fido, che carità, ma mi premunisco da retta. Non mi chiedi nulla, ma io mi voglio premunire e soprattutto voglio tutelare il cliente e di conseguenza anche me, professionista, da eventuali intestazioni future. Ho chiuso la parentesi, la riflessione, ma questo è per dire che siccome la normativa mi sembra che sia parecchio ballerina, bisogna stare in guardia. Fabio, non so, dal tuo versante... Sono d'accordo sul fatto che dobbiamo aumentare il possibile. Non si seguono degli interventi, specialmente l'edilizia libera, perché poi se dovessero poi essere considerati in modo diverso in futuro, bisogna provare quando. Su questo sono perfettamente d'accordo. Allora, ritornando all'argomento, è finita la divagazione, il grande cambiamento che è stato dettato dal decreto Scia 2 e che è stato pienamente recepito dalla regione Toscana, che appunto cambia poi la riforma normativa, è il cambio del regime di residualità. Si passa da una residualità, come abbiamo già detto, che puntava sulla scia, a una residualità che punta sulla CILA. Quindi gli interventi che, per cui non esiste una norma che prevede l'inquadramento dal punto di vista del procedimento autorizzativo, rientrano nella CILA.
non è un cambiamento da poco. E perché? Una breve digressione, poi ritorniamo. No, sulla questione dei procedimenti autorizzativi. Procedimenti autorizzativi qui sembrano tre, non sono tre, sono due. Permesso di costruire è un procedimento autorizzativo. Cioè l'amministrazione ci dà un provvedimento espresso e ci sono dei casi in cui si utilizza il silenzio assenso, poi dopo lo vedremo. È stato tutto quanto recepito anche dalla Regione Toscana, hanno cambiato la virgola, quindi silenzio assenso, diciamo, come a livello nazionale e a livello toscano, è quello che vediamo. Comunque, cosa succede? L'amministrazione decide sulla nostra istanza, decide in modo espresso oppure decide tacitamente. La SCIA, nella SCIA lo stesso, c'è una decisione della pubblica amministrazione, il procedimento è diverso, io faccio un'istanza, sistematicamente l'amministrazione non mi risponde, se ha qualcosa da dire ha dei termini per bloccarmi. Non mi blocca, sono autorizzato. Implicitamente l'amministrazione, una decisione l'ha presa e con la decisione c'è una responsabilità dell'amministrazione rispetto al cittadino. La CIDA non è mica un procedimento amministrativo vero e proprio. La CIDA è una comunicazione di inizio lavori asseverata. È una mera comunicazione di parte del tecnico e della parte, diciamo, della parte privata del committente al comune, all'amministrazione. Con la CILA l'amministrazione non decide, la CILA l'amministrazione sa prendere. Quindi fondamentalmente non c'è un provvedimento autorizzativo. Non a caso la CILA, per esempio in Toscana, è stata messa nella norma sull'edilizia libera. Legislazione dell'attore nazionale, facendo effettivamente una scelta migliore secondo il mio punto di vista, ha fatto un articolo apposito sulla CILA. In Toscana si è fatta una scelta diversa, si è specificato che ulteriormente che comunque si tratta di attività di edilizia libera che va comunicata in certi casi, però dal punto di vista delle responsabilità e del ruolo dell'amministrazione cambia. Per esempio, permesso per costruire, atto autorizzativo espresso, CIA, si possono annullare. L'amministrazione ci può bloccare e si possono annullare. La CILA cosa sa nulla? Non sa nulla la CILA. Giusto osservazione. La CILA ci possono contestare l'abuso edilizio, però non ce l'annullano perché non c'è l'atto amministrativo di per sé da annullare nella CILA. Quindi il cambiamento che c'è stato è un po' come dire: dove dispongo io, legislatore, quindi io amministrazione, dove ho disposto, allora c'è il procedimento amministrativo. Quello che non ho preso in considerazione, quei casi che non ho preso in considerazione e che non ho messo nelle norme, sta attento bene che allora io quelli li tengo fuori dai procedimenti amministrativi. Però voglio sapere che li fai, quindi me lo dici, poi vedrò. Il fatto del regime della comunicazione serve anche dal punto di vista pubblicistico per creare una casistica. Un domani, nel momento in cui ho, diciamo, una particolare offensività di determinate cose che ho messo in edilizia libera e però la gente in qualche modo mi provocano tutta una serie di problematiche anche dal punto di vista dell'ornato, dal punto di vista, diciamo, di più strettamente urbanistico, potrò domani valutare di metterle, diciamo, sottoporre a un procedimento autorizzativo per il problema. Però dal punto di vista amministrativo la CIA è qualcosa di diverso. Quindi la norma sulla il cambiamento nella residualità è un cambiamento molto importante. Qualunque cosa che, lo ripeto ancora una volta, voglio stufarvi, però è importante che entri nella testa, qualunque cosa non è specificatamente inserita nell'ambito di permesso per costruire o SCIA, rimane in CILA. Qui vi abbiamo fatto una gerarchia, prendendo in considerazione quella che era, diciamo, la nomenclatura utilizzata dalla legge 65/2014. Quindi PDC e SCIA, con la SCIA alternativa accanto al PDC, che rimane la SCIA alternativa, non è stata cancellata da tanti pesi, dopo lo vediamo. La CILA e poi CIL, edilizia pura e opere edilizie irrilevanti. Allora, andando ad esaminare un pochettino le modifiche che sono intervenute, partiamo da quello che è il permesso per costruire e la super SCIA o SCIA alternativa al permesso per costruire.
amministrativo, l'avvocato Spassoni ve lo spiegherà al meglio proprio dal punto di vista di amministrativo. Quello che c'è da chiarire è che perché vogliamo focalizzare questo aspetto? Praticamente a livello, come a livello nazionale, nell'ambito dell'edilizia rilevante in questo caso, cioè quella soggetta a permesso di costruire e quindi automaticamente connessa agli aspetti sanzionatori, penali, amministrativi, eccetera, più rilevanti, più rilevanti.